Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidi. Di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Eccoci qui finalmente con Gianfranco Sorrentino. Come stai, Gianfranco? Bene, grazie a te. Bene, grazie. Ho trovato questo spazio e mi sono subito appropriata. Mi sono seduta e ho detto ok, questo è il nostro posto per questa bellissima intervista. Ti racconto una storia un po', diciamo, buffa. Questa era la palazzina di Rockefeller, dove restavano, certo, Rockefeller fino al 1956. E quindi quando abbiamo messo questi tavoli, li abbiamo chiamati tavoli di Rockefeller. Ah, però! E quindi quando i nostri clienti ci chiamano e vogliono questi tavoli, dicono posso avere il tavolo di Rockefeller? Ecco qua, oggi sono al tavolo di Rockefeller, che mi porti fortuna. E siamo qui per parlare di questo progetto che è stato lanciato alcuni anni fa, esattamente 7 anni fa, dal Ministero, che si chiama La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Tu sei presidente del gruppo Ristoratori Italiani da ormai quanti anni? 7 anni. 7 anni. Il gruppo però esiste dal 1979, giusto? Esatto. E quindi rappresenti un po' la ristorazione italiana nel Tri-State, diciamo così. Molto sì. No, è vero, a parte che da quanti anni hai questo ristorante favoloso? Dal 2001, abbiamo aperto una settimana dopo la tragedia del Twin Towers. Ecco, quindi, appunto, vedi, sono quindi passati 20 anni, quest'anno sono 20 anni, auguri, grazie. Facciamo un toast dopo. Quest'anno il tema è convivialità, un argomento importantissimo, sì, per noi italiani, innovazione e sostenibilità. Sai, il modo di mangiare italiano comporta la sostenibilità, cioè che come si produce in Italia è sempre stato sostenibile. Non si è mai usato fare la spesa come si fa qua una volta al mese. È vero. Mi ricordo mia madre tutti i giorni mi mandava a comprare il pane, mi mandava a comprare la carne, il pesce, eccetera. Il frigorifero c'era, ma era quasi inutilizzato. Perché c'è l'idea di consumare quello che si comprava ogni giorno, esatto, giusto? Esatto. Convivialità, questo lo sappiamo, per noi è il momento più importante. Mi ricordo che ai tempi di quando ero ragazzino era importante, potevamo fare quello che volevamo, però era importante che per il pranzo e per la cena eravamo tutti quanti a tavola. Assolutamente. Quindi all'una mio padre tornava dal lavoro, noi tornavamo da scuola, ci sedevamo e mangiavamo. Poi alle 9 di sera ci vedevamo di nuovo, ci sedevamo a tavola, cenavamo tutti quanti. Si parlava, si raccontava cosa hai fatto a scuola, come è andato il lavoro. Esatto. Però Gianfranco, è vero che anche la comunità italo-americana ha mantenuto questa tradizione? Sì. Il famoso domenica, la domenica tutti gli italo-americani ci tengono a stare tutti insieme. Quindi è un qualcosa che siamo riusciti a importare nella, sì, nostra, sì, tradizione, è vero? E a tenere, assolutamente. È una di quelle cose belle che fanno poi la famiglia unita, sì, da questo
quel senso di stare insieme che è ancora importante, che è ancora importante in tutte le comunità italiane. Sì, per noi quindi la convivialità è quasi fa parte del nostro, sì, DNA, è, sì, la cosa più naturale di questo mondo, se vogliamo dirlo. Invece innovazione, qui proprio qualche giorno fa stavo leggendo un post dei nostri amici del gruppo virtuale Chef Italiani nel Mondo, parlavano di questa innovazione della cucina con gli insetti, questo apporto agli insetti. Beh, come, certo, la vedi? Se io vengo a mangiare qui il grillino, lo trovo fritto ora, o no? Per ora no, può essere fra 50 anni, perché poi l'innovazione prende i suoi tempi, specialmente la cucina prende dei tempi lunghissimi. Quello che oggi è innovazione diventerà poi un classico fra 100 anni, però bisogna aspettare pure 100 anni. Dobbiamo, insomma, pure aspettare, quindi, esatto. Quindi noi il grillo non ce lo mangiamo. Anzi, io penso che c'è un ritorno, diciamo, più alle origini, a quei piatti, diciamo, che hanno fatto parte della cultura culinaria, sì, italiana, però chiaramente rivisto il prodotto, fatto in un certo modo, una certa leggerezza, presentato in un certo modo. La presentazione è innovazione. Esatto, presentato in un certo modo. Per me l'innovazione sta nella riscoperta di quei sapori antichi, cioè un passo avanti facendo un passo indietro. Che bello, questa è una cosa bellissima. Delle volte si dice, lo spaghetto meatballs. Ma non è che l'hanno importato i giapponesi, comunque, l'abbiamo importato noi. Poi magari in Italia le meatballs erano di queste dimensioni, in America, esatto, abbiamo il polpettone. Sì. Però di base fa parte della nostra cultura, giusto? Sì, indubbiamente, indubbiamente. Io dico una cosa, se la cucina italiana ha questo successo, ora bisogna dire grazie alla, diciamo, passata generazione. La cucina italiana è stata creata da immigrati con poca conoscenza della cucina, sì, italiana, usando prodotti locali. Quindi quando abbiamo creato il gruppo ristoratori italiani nel 79, la cosa più importante era portare prodotti autentici italiani. Bravissimo. Per fare la cucina italiana autentica. Autentica. Oggigiorno invece i problemi sono differenti, oggigiorno il problema è trovare la manodopera qualificata, sì, da poter inserire direttamente nei ristoranti italiani, e questo è un grosso problema che ne vedremo poi purtroppo i risultati fra 5-10 anni. Ma questo è un qualcosa che è successo durante Covid, giusto? Anche. Si è manifestato, diciamo, durante Covid, e che quasi tutto il mondo della ristorazione purtroppo sta soffrendo. Sì. Secondo te che cosa è successo? Perché non c'è manodopera? Sono successi diversi fattori. Uno, la gente non vuole più lavorare in questa industria perché non siamo più competitivi. Le ore sono lunghe, lavori Natale, Pasqua, Thanksgiving, anzi, eccetera. Lavori di più. Esatto. E chi ha famiglia, specialmente le donne, hanno difficoltà a inserirsi in questo settore, perché se vuoi crearti una famiglia, un bambino, hai bisogno di orari steady, sai, sicuri, eccetera. Sì. Questa è una delle cause. La seconda causa è che con la passata amministrazione, please, I don't want to be political, no, la passata amministrazione per 4 anni non ha fatto venire immigranti, sì, e poi con la pandemia non sono venuti immigranti, quindi per 5-6 anni non abbiamo avuto quel flusso di immigranti che iniziavano dalle basi di questo lavoro, cioè facendo, sì, i lavapiatti, poi porter, dishwasher, preparatori, eccetera. Sì. Quindi ci mancano 5-6 anni di questi lavoratori che ormai sono persi, non li troviamo non più. Non li trovate più. Ecco gli ordini, architetto, che gli facciamo stasera? Per cominciare direi zuppone alla porcara per tutti. Otto porcare speciali. E vino della casa. Ma è tutto della casa. Zuppone alla porcara? Un minestrone assai sofisticato ma delicato. Da cucina. Capisci, polipo? Lo sciupate la roba. Ciao. Perché insisti pure. Ma che te devo fare? Io ti spacco i coglioni, ti faccio le ricordi. I don't know. Che succede? Il battuto. Fanno ancora il battuto per il soffritto come la mia povera mamma. Stai strano. Pure esercizio. Tu come presidente appunto di questa importante anche well established gruppo. Grazie. Che cosa pensi di poter migliorare?
Noi stiamo combattendo per creare un department di studi italiani nelle scuole culinarie, istituti culinari americani, dove insegniamo la cucina autentica italiana. È importantissimo perché questi studenti saranno il futuro della nostra industria, saranno quelli là che dovranno poi cucinare nei nostri ristoranti, saranno quelli là che poi apriranno ristoranti italiani e compreranno prodotti italiani. Se questi ragazzi aprono un ristorante coreano, cinese, eccetera, compreranno prodotti cinesi, coreani, eccetera. Quindi li dobbiamo far venire quella passione per la cucina italiana che abbiamo noi nel sangue, nel nostro DNA. Dobbiamo fare la differenza. Raccontare quali sono le differenze fra la ristorazione autentica e quella non autentica, perché purtroppo ci sono ristoranti che si chiamano con un nome italiano e poi non c'è neanche un italiano. Cioè, i ristoranti italiani nel mondo, dal Giappone all'Australia, siamo tantissimi, e dobbiamo solo cercare di far capire perché noi siamo speciali, giusto? Ho notato negli ultimi anni che c'è una carenza di ristoranti di un certo livello, proprio come il Gattopardo. Secondo te perché? Che cosa è cambiato? Sono diverse ragioni anche in questo caso. Un po' i costi sono alti, le tovaglie costano un sacco di soldi, i tovaglioli, devi avere una posata decente, questo è bicchiere, certo, da champagne, abbiamo 20 tipi differenti di bicchieri. Il know-how, trovare personale specializzato che sappia quello che fa è difficilissimo, molto difficile. Noi abbiamo creato qui a Gattopardo con l'Epare, mozzarella e vino un sistema in cui i nostri ragazzi due volte a settimana spendono un'ora e mezza con i manager, dove debbono imparare i prodotti italiani, certo, come si mangia italiano, la cultura della cucina italiana. Perché io vado in ristoranti italiani, ti offrono la pasta, poi dopo dice: senti, cosa mi consigli come secondo? Un risotto. Madonna, mi sa, questa è mancanza di cultura della, sì, cucina italiana. Certo. Ed è questo, come dicevo prima, che dobbiamo fare negli istituti culinari americani, insegnare che cos'è la cucina italiana. Non solo il prodotto, che è importantissimo. Che è importantissimo, perché chiaro. L'Italia è stata baciata da Dio, nessuna nazione al mondo ha tanti prodotti eccellenti come l'Italia. E unici, e regionali, e provinciali. Cioè, esatto. Ogni 2 miglia, giusto? Ogni 2 chilometri è un prodotto diverso. In Italia, in un ristorante di livello, hai gente specializzata che ti viene a lavorare. Qui in America abbiamo gli attori. È vero, abbiamo ragazzi che bravissimi perché sono attori, sono belli, tutto quello che vuoi. Però fra 2 mesi se ne vanno, quindi tutto il lavoro che tu hai fatto di educarli a come comportarsi, a come presentare un piatto, eccetera, eccetera, in 2 mesi è andato via perché loro hanno magari hanno preso un contratto a Broadway. È verissimo, noi abbiamo, questo è in tutto il nostro settore, c'è un department, le hostess, che la maggior parte sono modelle, sono attrici, cantanti, ballerine, eccetera. Show business e people. Quando tu fai lo schedule venerdì per la settimana dopo, devi chiedere: ma tu c'hai auditing, c'hai qualcosa, devi fare qualcosa, e lo fai according with their, certo, lifestyle. Certo. Cerchi di aiutarle, purtroppo è così. Chiaro, è così. Chiaro, mentre in Italia c'è proprio la cultura di avere il cameriere, che di professione fa il cameriere. Oh, good morning, sir. Good morning. Prego, si accomodino. Se intanto vogliono ordinare, lo spaghetto mi pare obbligatorio. Yes, spaghetti. 2 spaghetti. E da bere? Che preferiscono? Un vino bianco? Noi preferiamo il tè. Il tè con i spaghetti mi pare perfetto. Insomma, la ristorazione di un certo livello purtroppo sta un po', sì, soffrendo. Siete rimasti pochissimi. Sì, è vero. Diciamo pure siamo pochi ma buoni. Esatto. Pochi ma buoni, assolutamente sì. Un'altra cosa che ho notato, e dovremmo dire, la ristorazione italiana di un certo livello sta andando in mano agli americani. Sì. Senza fare nome, però i ristoranti italiani, hai ragione, di un certo li conosciamo, livello sono gestiti da americani, sono mandati avanti da americani, i chef sono americani, i proprietari sono americani. Saranno più business people di noi italiani, può darsi, però lasciami pure dire che quando vado in questi ristoranti mangio pure bene, buonissimo, perfetto, però in cuor mio so che non è cibo italiano, ci manca quella... l'anima. No, guarda, mi hai proprio rubato le parole dalla bocca, perché, e noi non facciamo nomi, però ci siamo capiti, manca l'anima.
Pensa che io, quando vado a filmare alcune puntate, la prima cosa che voglio fare è parlare con lo chef, parlare. Poi io sono sicura che mi fa uno spaghetto allo vongole favoloso, però mi manca quell'italianità. Quindi insomma, per chiudere questa nostra bellissima conversazione, sono qui al Gattopardo con Gianfranco Sorrentino, che è the top of fine Italian cuisine in America, non potevo scegliere meglio. Parliamo convivialità, lo facciamo ogni giorno noi italiani, sì. Quando possiamo lo facciamo, lo farai tu con la tua famiglia, tua figlia, eccetera eccetera. Sostenibilità fa anche parte del nostro DNA, sì. Innovazione e riportare ad oggi le ricette delle tradizioni, esatto, giusto? Esatto, assolutamente. La nostra innovazione nel ricercare la nostra tradizione, rivederlo secondo i gusti dei tempi attuali. Questo non è cambiare la ricetta eccetera, ma appunto fare quel passo in avanti piano piano, che poi diventerà il classico della cucina italiana. Assolutamente. 50 anni, 100 anni. E poi, come dici tu, esteticamente lo stesso piatto presentato su un piatto quadrato magari, sì, ha un look, dà un senso di innovazione. Esatto. Quindi insomma, benissimo. Io vedo qui che cos'è, un prosecco? Sì. E allora dobbiamo brindare a te, alla tua salute, sì, al tuo successo. Brindiamo. E grazie. Cin cin a tutti, grazie. Riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a the drive.